Allora, cambiamo discorso. Ti piacciono più i brasiliani o più gli argentini? Ah, bella domanda. Brasiliani. Perché? Per l'allegria che ti infondono nel parlare e per il fatto che, nonostante vivano una situazione di merda, hanno sempre il sorriso stampato sulla faccia. Gli argentini sono fantastici, sono straospitali, straaccoglienti, stragentili, ma sono inaffidabili. Perché? L'hanno dimostrato, sono inaffidabili. Sono dei furbi? No, sono semplicemente inaffidabili, non ti puoi fidare dell'argentino. Ha mille altre qualità, intendiamoci. Sì, una volta sì, che sai certo. Che è inaffidabile, ti pare in pieno di conseguenze. Certo. Anche il brasiliano è bello inaffidabile, intendiamoci. Però quel sorriso che loro hanno, quantomeno, ti fa salire. Sì. Piacciono di più gli indiani o i nepalesi? Nepalesi. Perché? Non so, con i nepalesi c'è un'empatia che non ho. Cioè, ho avuto anche con gli indiani, ma i nepalesi per me è quasi una seconda famiglia. Molto senso d'accoglienza? Cioè non c'è uno, per dirti, il popolo più ospitale che ho mai conosciuto sono stati i mauritani. Però, cioè, i mauritani se uno fosse gay, cioè, non potrebbe presentarsi. Quindi ci sono dei pro e dei contro in tutti i popoli e non direi che è meglio che è peggio. Ovviamente non è un discorso razzista. No, assolutamente niente. Ma ci mancherebbe. Ed è chiaro e evidente che è nelle diversità che secondo me si manifesta l'uguaglianza dell'essere umano. Poi le diversità ci sono, fino a che le diversità non dicono uno è migliore dell'altro. C'è un paese che non hai capito? Costa Rica. Perché? Perché costa caro, quindi ho avuto poco tempo per visitarlo. I Ticos, che sono la popolazione locale, vedono i Gringos, che sono quelli come me, i nordamericani, gli europei, comunque gli occidentali, come coloro che gli hanno usurpato le terre, quindi in fase di approccio non sono tanto aperti, non sono tanto disponibili. Però sono molto turistici. Il turismo non l'hanno creato i Ticos, l'hanno creato i nordamericani e gli europei. È Luna Park dei turisti nordamericani e europei. La chiamano la Svizzera del Centro America, c'è un motivo. Però non ho avuto neanche il tempo di andare a fondo.